Nella Svezia meridionale, nella città di Malmo, esiste un quartiere costruito totalmente secondo le regole dell'ecosostenibilità. Si chiama Bo01 ed il suo nome deriva dalla parola svedese Bonollet, abitare. In questo caso si tratta davvero di un nuovo modo di abitare. Il quartiere in questione è stato commissionato dalla municipalità all'architetto Klaas Tamm nell'ambito dello European Housing Expo del 2011, intitolato City of Tomorrow, incentrato sulla progettazione sostenibile di edifici residenziali per creare una società intelligente. Il progetto mira a recuperare e riconvertire ex zone portuali nel pieno rispetto dell'ambiente e all'insegna dell'efficienza energetica. L'area è stata trasformata in un quartiere all'avanguardia, prevedendo l'insediamento di 10.000 abitanti, 20.000 posti di lavoro e 800 appartamenti. Si tratta di edifici ad altezza medio-bassa in cui a spiccare è la Turning Torso, una torre che domina lo skyline cittadino realizzata dall'architetto Santiago Calatrava. Inoltre, ampi spazi verdi circondano le abitazioni, ben servite dal trasporto pubblico locale e da una fitta rete di piste ciclabili. Dato il clima rigido della zona, le facciate degli edifici rivolte a sud sono interamente vetrate, in modo da catturare i raggi solari, riducendo l'impiego della climatizzazione artificiale. Gli appartamenti, indipendenti energeticamente, producono in loco, da fonti rinnovabili, tutta l'energia che consumano, grazie a sistemi fotovoltaici, eolici e geotermici. È il vento a produrre quasi tutta l'energia necessaria al quartiere, grazie ad una macchina eolica di 80 metri. Il resto lo fanno i pannelli solari sparsi per gli edifici, che alimentano il sistema di riscaldamento e producono energia elettrica. Riserve d'acqua nella roccia sono invece impiegate come depositi grazie a 10 pozzi profondi 90 metri. In tutti gli edifici si attua la raccolta differenziata, riutilizzando le sostanze nutritive recuperate dai rifiuti nel campo dell'agricoltura. I rifiuti organici vengono infatti trattati per estrarre fosfati impiegati per fertilizzare le aree agricole tramite il processo Kepro. Ciò che rimane è utilizzato invece per creare energia a servizio del quartiere, grazie ad un impianto a biogas. La filosofia del quartiere è davvero encomiabile, rendendo Bo01 uno dei migliori esempi per l'applicazione e l'utilizzo di energie rinnovabili in Europa. L'area è letteralmente rinata, trasformandosi in una zona all'avanguardia energetica.